Amici sportivi, buonasera, benvenuti a Fuori Gioco. Dopo una settimana di parole, anzi potremmo dire anche di parolacce, si è finalmente giocato. L'aspettativa però è andata parzialmente delusa per questa domenica non proprio brillante del calcio. Bene, noi non facciamo nessun appello anche perché siamo di domenica, l'unico appello che facciamo è quello di presentare gli ospiti e in attesa di Gildo Fattori che alle prese con problemi di cielo, di mare e di terra è andato a Messina dove il Padova ha perso per 1-0, vi presento appunto gli ospiti di questa sera. Adriano Biasutti, ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e grande, mi permetto di dire, intenditore di calcio e anche frequentatore assiduo degli stadi di calcio. Poi abbiamo Mauro Gibellini, una vecchia conoscenza del calcio triveneto, in particolare di Padova e di Verona. E poi abbiamo Paolo Bellieni, un personaggio che è tutto da scoprire, lo scopriremo con lui e insieme a voi questa sera. Dicevo, una domenica che non è stata brillante affatto per i colori del calcio triveneto, l'Udinese che perde in casa nella partita, nel match, era titolare di questo grande match oggi in casa con il Brescia, l'ha perso per 2-0, ne parleremo diffusamente di questa situazione. Il Verona che ha perso ancora contro la Lazio a Roma, il Padova abbiamo detto che ha perso 1-0 a Messina e i confortanti pareggi del Venezia e soprattutto del Vicenza che ha giocato una buona partita ma non è andato oltre l'1-1. In compenso ha vinto la Triestina ed è questa l'unica nota bella e positiva, la Triestina che ha vinto a Chievo. Insomma il Bentegodi è terra di conquista, questa volta non è da parte del Verona ma bensì del Chievo. Allora, io volevo, cari amici ospiti, chiedervi un attimo di pazienza perché volevo cominciare la trasmissione in maniera un po' diversa e quasi un pochettino più allegra. Senza servizi di cronaca, senza queste paturnie che ci accompagnano in questa domenica, la volevo cominciare con regalando una settimana di vacanza a Jesolo, anche perché ci è stato dato spunto per una presenza che questa sera doveva esserci, che invece non c'è, ed è quella di Paolo Rossi. Ma attenzione, Paolo Rossi sarà con noi via telefono e parleremo con lui di qualche cosa di importante insieme poi anche con la presenza di Paolo Bellieni. Allora io direi subito di cominciare regalando questa telefonata, questa settimana a Jesolo, ai nostri amici e attraverso delle immagini davvero stupende. Intanto che abbiamo in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Ah, è una voce femminile. Benissimo. E come si chiama, mi scusi? Cristina. Cristina, lei allora è afferratissima su tutto, ma credo che sia facilissimo indovinare questa serie di nostri quiz che ci proporranno delle immagini davvero stupende e in fondo io le ho anche suggerito già la risposta, basta attendere e poi la manderemo a Jesolo. Comunque vediamo innanzitutto la sigla di questa settimana. Cominciamo, dicevo, in una maniera diversa anche perché appunto avevamo delle immagini straordinarie da farvi vedere, le facciamo vedere subito con questo quiz. Signora Cristina, lei se vince, se indovina, credo che lo farà certamente, andrà a Jesolo all'Hotel Orizzonte dal 10 al 17 maggio. Due persone, una settimana bellissima garantita. La ringrazio. Allora, guardiamo le immagini allora che ci propone subito la nostra regia Davide Mainardi. Sono immagini storiche di un momento storico, vede? Questo stupendo gol in maglia azzurra di un personaggio amatissimo dal calcio italiano. Guardi queste immagini, vorremmo sapere semplicemente chi c'è sotto questo grappolo umano. Paolo Rossi. L'ha già indovinato, troppo facile, vero? Ecco, intanto abbiamo la possibilità attraverso le immagini di rivedere ancora questo gol. Non mi dica che sa anche contro chi l'ha segnato questo gol. Ecco qui, Paolo Rossi, glielo dico io, guardi, non andiamo oltre, contro la Polonia. Signora, grazie. Va bene. Ecco, buona grazie sera. Infinite. Grazie, arrivederci e auguri. Abbiamo grazie. Già regalato una settimana, siamo felici. Immagini storiche, dicevo, poi tra l'altro quest'oggi e quest'anno è il decennale dei campionati del mondo, una ricorrenza importante. Oggi abbiamo visto poi tra l'altro Altobelli allo Stadio Friuli, Franco Causio, Enzo Biarzot, vero Presidente? Però non è stata una gran giornata. E c'è una tribuna molto folta oggi, anche sì. Una tribuna importante, però alla fine sono usciti un po' tutti amareggiati. Non è stata una giornata felice per i friulani oggi. Sembrava una giornata che poteva essere di riscatto per l'Udinese, quantomeno per tentare di scacciare la situazione difficile in cui è precipitata, invece la situazione è diventata ancora molto più pesante. Ecco, una situazione difficilissima secondo me, anche se qualcuno ha detto, e credo che sia anche veritiero, il fatto che abbia giocato meglio
che con la Casertana, però ha perso, seppur di fronte a una della prima classe, due punti importanti. E vorrei aggiungere che l'Udinese in due partite casalinghe, cioè una candidata alla promozione, ha fatto un punto. È preoccupante davvero, mi pare. Sì, è preoccupante davvero, perché non è questo il trend per andare in Serie A. Oltretutto ci eravamo cullati nella convinzione che la squadra comunque potesse andare in Serie A. Non è tutto compromesso, anzi credo che possa ancora agganciare questo risultato. Però la situazione è diventata difficile. Oggi abbiamo visto una squadra un po' più tonica della partita con la Casertana. Però ha giocato un'ora e poi alla fine la squadra è crollata e il risultato è diventato impietoso, ecco, per l'Udinese. Davvero impietoso questo risultato. Tra l'altro poi alla fine Mircea Lucescu ha proprio detto che lui si aspettava questo crollo e a tal proposito aveva inserito appunto Passiatore un'altra punta, cercando di colpire proprio questa Udinese che, dalle ultime immagini che lui aveva avuto, le ultime referenze, non gli era sembrata completamente idonea ai 90 minuti. Mauro Gibellini, tra l'altro, oggi eri allo Stadio Friuli anche te, quindi un giudizio tecnico ce lo puoi dare di questa squadra. Ecco, qual è il suo male in questo momento? Ma vedendo oggi la partita devo sottolineare intanto che, avendola vista anche domenica scorsa con la Casertana, ho visto un Udinese in ripresa anche dal punto di vista fisico. L'altra domenica veramente aveva dato una brutta impressione da questo punto di vista. Oggi, non dimentichiamoci, ha trovato una squadra che è, a mio parere, forse la più completa della serie. Sì, davvero, è una gran bella squadra Brescia, questo bisogna riconoscere. Gioca un ottimo calcio e ha giocatori anche di talento dentro, quindi non era neanche facile giocare contro di loro. Così, a spanne, a sensazioni, io, avendola vista durante tutto l'anno, mi pare che la squadra non sia omogenea, compatta, come ha dato dimostrazione di essere invece il Brescia. Ha qualche lacuna, pur avendo dei giocatori di straordinario talento per la Serie B. Ecco. E direi che fosse un handicap di questa Udinese, grazie Mauro, è il fatto stesso che Adriano Fedele, che nel suo allenatore, è costretto, gioco forza, per una squalifica a restare in tribuna. Chi invece è andato in panchina quest'oggi, ma senza grandi risultati, è stato Eugenio Fascetti. Parliamo di Verona con Paolo Bellieni. Paolo Bellieni è un, così, anche lui un appassionato di calcio, tra l'altro vorrei ricordare che è stato uno dei personaggi che avevano tentato addirittura di acquistare il Verona e quindi particolarmente attento alle questioni veronese. Certo. Mi pare che anche Fascetti abbia qualche problema in questo momento, addirittura si mette in dubbio il suo rapporto con il Verona. Ma questo bisognerebbe chiederlo alla società, che certamente saprà che scelte vuole fare. Per quanto riguarda così un'immagine globale della squadra, evidentemente è una squadra che dei problemi le ha e sono problemi oggettivi. Io l'ho vista domenica scorsa con la Cremonese, che pur essendo la Cremonese non una delle migliori squadre della Serie A, certamente ha messo in difficoltà in qualche momento il Verona. Il Verona che non sembra essere più il Verona grintoso dell'anno scorso in Serie B. Evidentemente sono problemi tanti che, uniti, tanti piccoli problemi, non credo siano solo i problemi di Fascetti, ma evidentemente sia della squadra, sia della società, sia i tifosi che non si sentono più parte integrante della società. Sì, c'è stata anche area di contestazione, certo, proprio in settimana a Verona. Del resto non credo che sia colpa sempre ed esclusivamente degli allenatori, ma è il vezzo comune ormai del nostro calcio. Anche i fatti di violenza che ci sono stati un mese fa non hanno certamente contribuito a creare al benessere, un clima al benessere dell'ambiente. Esatto, in effetti è così. Comunque, certo, anche Verona ha i suoi problemi. Cominciamo a vedere quelli di Udine con questa, attraverso le immagini, questo servizio con... Mi dicono di no, sì, abbiamo il servizio dell'Udine. Ah, scusate, ci siamo, abbiate pazienza. Dobbiamo prima esaurire grande piacere i risultati di questa giornata. Risultati importanti, li vediamo subito. Allora, Cagliari-Atalanta 0-0, Cremonese-Juventus 0-2, Fiorentina-Ascoli 1-2, Foggia-Roma 1-2, Lazio-Verona 2-0, Milan-Napoli 2-0, scusate, Milan-Bari 2-0, Napoli-Inter 1-1, Sampdoria-Genoa 2-2, Torino-Parma 0-0, Avellino-Pescara 1-1, Udinese-Brescia 0-2, Barletta-Giarre 2-0, Olbia-Varese 1-1. Questa era la schedina e vediamo anche il montepremi, 34 miliardi circa l'ammontare delle giocate, ai 13 vanno ben 436 milioni circa, ai 12 4 milioni e mezzo.
Vediamo la classifica della Serie A, in testa sempre il Milan 42 punti, 4 punti lo distanziano ancora dalla Juventus che è a 38, mentre vedete la posizione del Verona in piena zona retrocessione insieme a Bari, Cremonese ed Ascoli. Vediamo anche i risultati della Serie B con Bologna e Piacenza, un grande ritorno quello di Sonetti in zona promozione 2-0. Cosenza-Reggiana 0-0, Lucchese-Casertana 2-2, Messina-Padova 1-0, Modena-Ancona 0-0, Palermo-Pisa 1-1, Taranto-Lecce 0-0, Venezia-Cesena 0-0. Eccone la classifica della Serie B con il Brescia in testa con 33 punti, seguito dall'Ancona 32, Pescara-Reggiana 30, Bologna-Udinese 29, Cosenza e Pisa 28, Cesena 26, Padova, Lucchese e Piacenza 25, Messina 24, Modena 23 insieme con Lecce ed Avellino, poi chiudono le quattro ultime con Venezia e Taranto e Palermo a 22, ultima la Casertana. Domenica tra l'altro ci sarà un Padova-Bologna e una Casertana-Venezia, tutto da vedere. Cominciamo subito invece con le immagini di Udinese-Brescia, ha vinto il Brescia, vediamo il servizio. La prima domenica di Quaresima l'Udinese la festeggia per davvero. Due minuti, tutti d'un fiato, i primi. 60 secondi e dell'anno fa questo gran colpo d'autore. Risponde immediatamente il Brescia con Ganza che approfitta di una scivolata di Oddi, aggira Mandolini e si presenta di fronte a Giuliani. A colpo sicuro respinge il portierone. E poi un'altra successiva parata sul tiro di Saurini. Dell'anno ancora protagonista con questo diagonale. Ed ecco una di quelle occasioni in cui si urla gol in fiducia, ma dell'anno la tradisce in maniera scellerata. Dell'anno non si rivolge alla Mecca, ma piange solo il suo errore. Andiamo al secondo tempo, sempre con dell'anno che batte questo calcio di punizione, azione confusa in area del Brescia dopo il tiro di Mattei, incespica o va a terra in qualche maniera Nappi che reclama anche un calcio di rigore, l'azione prosegue e si concluderà con questo colpo di testa di Abel Balbo. E arriviamo al momento del gol, azione sulla destra con Passiatore che aveva rilevato Merlo, la difesa del Udinese si ferma, arrivano in combinata Ganz e Giunta, arriva prima Giunta quest'ultimo e rivediamo questo stupendo gol in tuffo del numero 10 bresciano che porta in vantaggio a 10 minuti dalla conclusione la sua squadra, davvero un bel gol. 4-11-8, giocateli pure all'8, sono i numeri di De Paola, Ganz e Bonometti che realizza questo straordinario gol di stampo brasiliano. Lo rivediamo al 90esimo, Bonometti realizza questo straordinario gol di prima intenzione e qui finisce la partita, anche se ha uno strascico poco simpatico per l'Udinese, mentre festeggiano i tifosi del Brescia. Mattei interviene su Rossi e l'arbitro Fucci lo espelle, piove sul bagnato dunque per l'Udinese con questa ultima annotazione negativa in una giornata da dimenticare. Sapevo che sarà una partita molto difficile, è vero, e per me Udinese ha fatto la migliore partita degli ultimi tempi, perché per preparare questa partita ho visto le ultime tre partite in casa. Loro oggi hanno giocato, hanno fatto realmente sul piano del gioco la migliore. Abbiamo sofferto anche noi senza non posso dire che hanno avuto grandi occasioni per il primo tempo il Slamischia, ma comunque hanno, qualche volta ci hanno messo un po' in difficoltà con la pressione che hanno esercitato al metà campo. Poi sapevo anche che alla fine non possono tenere con i giocatori che hanno avuto a disposizione, poco, ha avuto Fedele, tutti infortunati, così 2-3, sapevo che sul piano fisico non può tenere il ritmo della partita e abbiamo spinto un po' di più nel finale, meritando questa vittoria. Beh, insomma, il risultato secondo me anche non ci stava, poi un 2-0 mi sembra di poter dire, a mente così, che è abbastanza pesante per quello che sono stati i valori in campo. La sconfitta o il risultato? La sconfitta è anche il risultato, secondo il mio punto di vista. Non credo di dire delle eresie se magari un pari ci stava tutto per quello che si è visto in campo. Anzi, la squadra non ha niente da imputare, a parte quella disattenzione così gli ultimi 10 minuti che non siamo riusciti a buttarla dentro quando c'era l'occasione, insomma.
Stefano Bonomenti Altafini direbbe un gollasso, ma mi pare che poter dire che neanche in Brasile si vedono gol così belli. No, diciamo che è stato un ottimo gol perché è un'azione di prima intenzione, finalizzata ancora con un tiro al volo, per cui è un gol molto bello che magari non si vede molto sui cambi a Serie B, però insomma non esageriamo. La boutique del bagno è a Vigonza. Da Camporese Impianti troverete le più prestigiose marche per l'arredo dei vostri bagni. Stile, comfort e prezzi sportivi per realizzare i vostri sogni. Camporese Impianti, un bagno di fiducia. Allora, Cooper, l'hai trovato quest'oro? No, no, non ancora. La prossima volta. Vorrei sapere chi te lo fa fare, Sam. Potresti avere un pezzo di terra e delle bestie, avere una famiglia e vivere in pace. È un buon giacimento, Cooper. Quasi il 30% d'oro. Stavolta hai fatto un bel colpo sul serio. Accidenti, ma è troppo poco. Ma io terrò la bocca chiusa. Il silenzio si paga. Italia 7. Ognuno per sé. Domani 20:30. I regali sono tutti uguali? No. Originali posacenere da collezione distribuiti da Mecom. La fantasia nel regalo. Granarò, granarò, granarolo, tanta freschezza per te. Winto, wimmi pulito, wimmi pulito, winto, wimmi pulito. Granarò, la freschezza è il nostro prodotto più importante. Ehi ragazzi, che simpatiche le pantofole Mecom. Morbide, originali, spiritose e coloratissime. Le pantofole Mecom le troverai nei migliori negozi. Mecom, la fantasia nel regalo. Italia 7, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 22:30 circa, colpo grosso. La forza dello zero. Ed ecco questi splendidi gioielli che grazie alla Zero noi diamo ogni domenica sera a Fuori Gioco con il logo, vedete che splendidi gioielli. Il verde rame, così chiamato, che unisce diciamo, un po' le qualità terapeutiche del rame alla bellezza di questo gioiello. Grazie davvero alla Zero. E continuiamo la nostra trasmissione, naturalmente con Adriano Biasutti, tornando ancora un po' su questa Udinese che è un po' diciamo, al centro dell'attenzione, fermo restando che io ho ricordato prima che lei è un frequentatore assiduo dello Stadio Friuli, anche se io le auguro di essere in un futuro un assiduo frequentatore dello Stadio Olimpico, senza disdegnare naturalmente qualche ritorno nella sua terra. Io credo che lei abbia vissuto in prima persona le vicende ultime dell'Udinese. Qualcuno si sta domandando in questo momento se la società abbia fatto bene o male, naturalmente siamo al senno di poi, a allontanare Scoglio con una squadra terza in classifica. Ma io personalmente sono sempre contrario agli avvicendamenti degli allenatori. Mi pare una terapia sbagliata, una terapia emotiva che quasi mai risolve i problemi di una squadra. Io ho conosciuto un po' tutti gli allenatori che sono stati a Udine, meno Scoglio. Con Scoglio non ho avuto nessun momento di conoscenza. Credo che l'abbiano avuto in pochi, Presidente. Sì, mi dicono che era un personaggio un po' difficile da
da frequentare e da avvicinare, però ormai eravamo nella fase discendente del campionato, siamo nella fase discendente del campionato, l'avvicendamento dell'allenatore non ha risolto i problemi, stiamo vedendo che la squadra sta patendo questa, ecco, questa situazione. Per cui probabilmente in questo momento c'è bisogno di uno scatto della società, di una prova di forza della società attorno alla squadra, accanto ai giocatori, ecco, per tentare di rilanciare un clima che mi pare che in questo momento non ci sia. Però mi pare a questo punto anche di poter dire, chiedo anche l'avallo tecnico di Mauro Gibellini, che in questo momento, viste che sono già state fatte determinate scelte, quindi inutile ritornare su scoglio, che in questo momento bisognerebbe dare veramente fiducia, non solo fiducia, ma aiutare proprio Adriano Fedele, non lasciarlo solo, insomma, ecco. Per l'amor di Dio, ormai Fedele c'è, fa l'allenatore dell'Udinese, ha qualche problema anche lui di frequentazione, avendo sì, avuto anche lui qualche problema da questo punto di vista, però è evidente che deve essere aiutato, sostenuto, altrimenti la squadra va in caduta libera, e rischia... E rischia grosso, perché ha trasferte molto difficili. Sì, sta rischiando grosso. Mi pare, Mauro Gibellini, ha anche un aspetto tecnico, cioè è stato sottolineato di questo Udinese una caratteristica negativa, cioè la tenuta, la condizione fisica, la mancanza di sprint. Ecco, mi pare che si sia un po' troppo accentuato su questo, mi pare anche di poter dire alla fine che non c'è neanche molto gioco in fondo. Parliamo sì, di schemi, ecco. Però diciamo, vedendo la partita, dicevo prima, di domenica scorsa con la Casertana, già oggi mi è sembrata la squadra su un altro livello anche fisico. Mi sembra che Balbo in settimana si sia anche lamentato, no, della sua scadente condizione fisica. Io conosco Adriano Fedele, ho giocato con lui, so che è un ragazzo molto serio, molto determinato, è amante del lavoro. E credo che da questo punto di vista lui possa veramente dare qualcosa di buono alla squadra. Il gioco effettivamente in questo momento è carente, ma può darsi anche che dipenda dal momento anche particolarmente opaco a livello fisico. Una volta ritrovata la brillantezza dell'inizio del campionato, ritrovato al meglio un giocatore che è, a mio parere, sprecato per la Serie B, che si chiama Balbo, può darsi che lui possa levare parecchie castagne dal fuoco a questa Udinese, ecco. Noi ce lo auguriamo davvero e archiviamo per il momento, anche se ci torneremo su questo problema che attanaglia l'Udinese, per parlare un attimo del Venezia, ecco, anche tu mi pare sei un conoscitore del calcio veneto e del Venezia in particolare, ecco, questo pareggio mi pare che tutto sommato sia da prendere per buono, questo pareggio del Venezia con il Cesena, quella squadra che poi domenica prossima affronterà appunto l'Udinese. Venezia che aveva sicuramente necessità di vincere questa partita e comunque è importante che non l'abbia persa, bisogna dire anche questo, perché nella Serie B quando non perdi ottieni già un grosso risultato. Sì, sicuramente, ho visto le immagini prima Rai 3 prima di venire qui e mi sembra che siano stati anche sfortunati questa volta, mi pare che abbiano avuto parecchie occasioni da gol, non ce l'hanno fatta. Certamente in questo momento da qua alla fine sì, è importante fare i punti, però in casa bisogna anche portare in carniere i due punti qualche volta, non si può sempre pareggiare, perché poi le prime volte che perdi fuori casa vai nei problemi, insomma. Direi che da adesso in avanti anche il Venezia deve avere una marcia regolare anche in casa, perché la situazione anche per loro non è bella, quindi... Allora, grazie Mauro, non è bella davvero, perché è invischiato in piena zona retrocessione e domenica l'attende un turno secondo me difficilissimo, anche se contro l'ultima in classifica, o forse proprio per questo estremamente difficile contro la Casertana. Vediamo comunque attraverso le immagini quello che è successo quest'oggi allo stadio Penzo di Venezia. Non sono grandi immagini, non sono grandi immagini, perché in fondo non è stata una partita dalle grandi azioni, anche se vedremo la sfortuna che ha accompagnato Fulvio Simonini, che ha colpito un palo. Davvero sfortunato Fulvio, gli auguriamo migliore fortuna da domenica prossima. Scarna la cronaca di Venezia Cesena, vediamo subito comunque il Venezia nel tentativo d'attacco con Paolo Poggi che si mangia letteralmente un gol davanti al portiere Fontana del Cesena, ed è ancora il Venezia che insiste con questa azione che impegna ancora il numero uno cesenate in un duplice intervento, non molti centrati gli attaccanti del Venezia,
Anche Simonini tenta questa acrobatica rovesciata, prende il palo, è davvero sfortunato Fulvio Simonini in questa circostanza. Buon slalom da parte di Poggi e poi questa conclusione di Bortoluzzi non molto efficace. Siamo con le immagini sempre nel primo tempo. Romano tenta la soluzione della distanza con questo suo destro toccato leggermente da Fontana. Secondo tempo, Venezia che tenta di sbloccare il risultato, la classifica langue e c'è invece questa conclusione da parte di Lerda che impegna Caniato in una deviazione. Delizioso, seppur non centrato, questo tentativo di gol da parte di Simonini con un bel pallonetto. C'è ancora una conclusione acrobatica da parte di Bertoni da buona posizione, la parata senza problemi di Fontana. E ancora il Venezia in avanti con questa conclusione in semigiravolta di Clementi e la partita praticamente finisce qui con i giocatori che vengono accompagnati negli spogliatoi con qualche ingeneroso fischio. La boutique del bagno è a Vigonza. Da Camporese Impianti troverete le più prestigiose marche per l'arredo dei vostri bagni. Stile, comfort e prezzi sportivi per realizzare i vostri sogni. Camporese Impianti, un bagno di fiducia. Allora, un gioioso rosso per la zia Lucia e un gioioso per lo zio Carlo, amante del pesce. E un gioioso frizzante che piace tanto a mio papà. Vino gioioso, momenti di gioia. Bene, grazie alla Gioiosa, poi avremo un momento particolare, proprio grazie appunto ai vini della Gioiosa, il momento di ogni domenica di Fuori Gioco. Dicevo che vedete, come avete visto e sentito, soprattutto anche da Venezia, fischi a non finire. Insomma, una giornata che, dove gli applausi sono stati davvero pochi. Ma mi preme sottolineare ancora qualche cosa su questa vicenda veneta. Mauro Gibellini, io facevo un'analisi oggi, vedendo i risultati e un po' le squadre che hanno giocato. Ci sono pochi giocatori, cioè l'Udinese ho visto che non ha nessun friulano, addirittura c'era in panchina solo Marcuz. Il Venezia ha solo Paolo Poggi di Veneto, il Verona non ne parliamo se eccettuiamo Renica che normalmente adesso è in panchina. Il Padova, oggi ecco qui voglio fare una sottolineatura se mi consentite, Padova ha esordito Alessandro Del Piero, un giovane della primavera, ha giocato 25 minuti, è stato un momento molto importante per questo ragazzo di cui si parla molto bene, mi pare sia ormai conosciuto un po' dappertutto e quindi un applauso a questo ragazzo, lo merita sicuro che ha esordito quest'oggi anche se è una partita non molto fortunata per il Padova. Ecco, dove sono spariti i talenti che normalmente dava questa regione, questo Friuli Venezia Giulia? Anche nel calcio sono costretti a emigrare, mi pare. No, i talenti indubbiamente esistono ancora nel Veneto e anche nel Friuli, non è che siano scomparsi. Non sono più i tempi di 30 anni fa, perché il benessere ha portato anche qualche scompenso da questo punto di vista. Sicuramente il calcio è uno sport abbastanza povero, diciamo, e attinge dai ceti bassi sociali generalmente i propri atleti. Però il materiale umano è ancora eccellente, è una delle ragioni sempre trainanti nel calcio italiano da questo punto di vista, il fatto stesso che società grandi come Juventus, Milan, Torino vengano ad attingere qui da noi ne è un esempio, ecco, da questo sì, punto di vista. Sì, ma non è un esempio che tonifica, diciamo, il nostro calcio, vero, no, Presidente? Sicuramente, io sono per una politica di giovani. Sì, poi ci accorgiamo oggi che c'è un certo Ganza nel Venezia che fa fuoco e fiamme, e gioca benissimo, ci ha messo in difficoltà. Ed è di Tarvisio. Ed è di Tarvisio. Nel Brescia. No? Del Brescia, scusami. Del Brescia. Non sono un tecnico, ma mi viene da dire, non è anche un po' che i giovani oggi non riescono a sacrificarsi come una volta. Beh, l'impegno dello sport è un po' comune importante. Questa diceria che nel sud c'è più fame di calcio, come forse, ama definirla Di Marzio, so. Diciamo questa affermazione, però mi pare un po' esagerato e amplificato forse, questo concetto. Non lo so, però non c'è dubbio che lo sport fatto seriamente è una cosa faticosa, una cosa impegnativa. D'accordo che molte volte è dato da una passione, quindi in genere le passioni attutiscono quelle che sono le problematiche degli sforzi e degli impegni. Però probabilmente i giovani oggi, forse per questo, questa società che si è evoluta velocemente, non so, mi viene, è così una riflessione, però, che faccio, può essere o no? Domando. Però c'è da dire anche che le nostre società un tempo avevano un grosso settore giovanile.
ecco, sì, che oggi non seguono più con grande attenzione. Questo è uno dei problemi veri. Una grande società professionistica non può vivere senza un forte settore giovanile. In passato, io ricordo l'Udinese, 2-3 giocatori all'anno delle squadre minori entravano tra l'altro nella prima squadra. Tanto per non citar nomi, un certo Gerolin, che tra l'altro oggi ha segnato anche il secondo gol del Bologna. Insomma, sì, ma tantissimi, anche addirittura l'anno in cui rischiava di andare in B e poi Ferrari la salvò, aveva 11 punti mi ricordo pomeriggio alla fine del girone di andata, e furono i Gerolin, i Miano, ecco tutto quel papà gruppo lì. Papà e De Agostini, insomma, ecco, torniamo ai tempi eroici del calcio friulano qui. Che entravano... Pulsa al cuore, Presidente. Non c'è un vivaio, non ce l'ha l'Udinese, non ce l'ha il Venezia. Non c'è da nessuna parte. Mi pare che non ce l'abbia il Padova, organizzato secondo i canoni di un vivaio. Diciamo il Padova... Io ho sottolineato, ecco, forse che il Padova, devo sottolinearlo, mi pare che il Padova a livello di vivaio, credo che Maurizio Bellini, che poi tra l'altro è un frequentatore del corso di Coverciano, ma è un profondo anche conoscitore del settore giovanile, no? Mi pare di poter dire che il Padova ha un grosso vivaio quest'anno. Sì, cioè, questi anni. Beh, diciamo che delle squadre trivenete è quella che sicuramente in questo momento è messa meglio di tutti come settore giovanile. Oltretutto è l'unica società che ha poi costruito un centro, quindi ha anche gli impianti, le strutture per poterla avanti. Probabilmente si potrà ancora ulteriormente rinforzarlo e, certo, migliorarlo, ecco, però direi che in questo momento il Padova è forse la migliore, però molto si può fare. Ma serve un tecnico vero per gestire un settore giovanile, non serve qualche cosa di ripiego, appunto servono anche le strutture. Sì, sì, chiaramente, io l'ho fatto a Verona per un paio d'anni, fino alla data del fallimento della società, e mi sono reso conto di quanti problemi esistono a creare un settore giovanile forte. Tra l'altro però... vorrei aggiungere una cosa molto materiale, ma dal mio punto di vista strettamente personale, pagherei di più un allenatore del settore giovanile che un allenatore della prima squadra, io, tra l'altro. Dipende dal concetto. Sì, sarebbe difficile oggi. È difficile, però sarebbe significativo, credo. Comunque, l'esordio, dicevo prima, appunto, di Alessandro Del Piero, forse è testimonianza diretta del... Ma proviamo a pensare a Suarez, che va all'Inter, trova il caos che ha trovato all'Inter. Vede il settore giovanile e fa esordire, lo mantiene in squadra un ragazzo di 17 anni. Ha giocato anche del oggi vecchio. A Napoli, del vecchio. Questa è la dimostrazione di lungimiranza, però bisogna avere il materiale umano per poterlo fare. È chiaro. Sicuramente. Ma guarda, Lorenzo, in generale è un problema che riguarda un po' tutto il calcio italiano. Sì, 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 indubbiamente. Cioè, molto si può fare. No, ma dicevo, soprattutto io ho evidenziato il problema perché normalmente era una fabbrica di giocatori, diciamo, il Friuli, il Veneto. Insomma, se guardiamo, diciamo, l'almanacco, li troviamo in qualsiasi squadra di Serie A italiana, insomma, giocatori friulani e veneti. Comunque mi dicono che non possiamo andare fuori dai confini del tempo, però in questo momento le diamo linea pubblicità. E se non provvedi immediatamente sono pronto ad andarmene anche subito. E questo è tutto. Ma assuma un pedisciù, non t'arrabbiare. Da domani il tour in piazza sarà greca. Sei soddisfatta, papà? Ma sì, comunque, meno che quella sfinzia. Di questa sera la strada. Su, avanti, basta, non dire sciocchezze. Nadia, insomma, che cosa fai? Non sei pronta? Italia 7, The Little Blue Gay, martedì 20:30. Sei pronta? Si va nel futuro. Ma è la spesa? Abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Guarda, hanno raddrizzato la torre di Pisa. Vieni, facciamola qui la spesa. A scatola chiusa, vendo solo a rigore. Dama, ecco la spesa. Confezionato nel 2050. I regali sono tutti uguali? No. Originali posacenere da collezione distribuiti da Mecom. La fantasia nel regalo.
Bene amici, siamo di nuovo in studio per parlare ancora di calcio e vediamo allora subito che cos'è successo in Serie C. Dicevamo prima dei risultati abbastanza buoni, soprattutto in questa categoria. La Triestina che ha vinto a Chievo per 1-0, un ritorno alla grande della squadra di Zoratti e soprattutto un buon pareggio, anche se qualcuno potrebbe storcere il naso, del Vicenza contro la Masese. Vicenza che è sempre lì a ridosso delle grandi, anche se ieri il Monza in anticipo contro la Pro Sesto ha vinto fuori casa. Bene, allora vediamo il quadro completo dei risultati con Alessandria Arezzo 2-0, Chievo Verona Triestina 0-1, Como Carpi 2-0, Palazzolo Casale 0-0, Pavia Baracca Lugo 0-0, Pro Sesto Monza 0-1 giocata ieri, Siena Spezia 1-1, Spal Empoli 1-1, Vicenza Massese 1-1. Ecco la classifica, la Spal e il Monza in testa con 31 punti, a due lunghezze seguono l'accoppiata Vicenza e Como. Poi l'Empoli è staccato di un punto a 28, mentre vedete che la Triestina sta rinvenendo a 26 punti. Bene, allora vediamo subito che cos'è successo quest'oggi a Vicenza di questo 1-1, Vicenza che oggi segnava il ritorno di Stefano Civeriati dopo 40 giorni, tutto in 60 secondi, vediamo. Sull'onda emotiva della vittoria del Monza di ieri a Sesto, il Vicenza incontra una Massese ma non va oltre al pareggio. La squadra di Olivieri ha ripresentato quest'oggi Stefano Civeriati, assente da ben 40 giorni. La sua presenza si è sentita anche se i 90 minuti chiaramente non si acquistano così breve tempo. Prima azione del Vicenza con questo inserimento d'attacco di Gasparini, poi ancora artistico sul invito di Civeriati a toccare di fino, ma c'è Aliboni che para bravamente. Il Vicenza che attacca in continuazione e ancora Civeriati protagonista, il suo cross pennellato, non trova pronto nessuno, Civeriati su punizione, ancora Civeriati, il tiro che termina sul fondo. Poi c'è questa azione offensiva su calcio di punizione della Massese, la parata di Sterkele. Civeriati dall'angolo ispira questo colpo di testa di Pellizzaro e questa rovesciata di Gasparini. Siamo ancora con l'immagine al primo tempo, c'è questa gran discesa di Conte, il suo cross e trova pronto artistico che fa gol. Ciccio gol veramente strepitoso, prende la mira e segna e porta in vantaggio il Vicenza 1-0. Artistico va a raccogliere con questo, dopo questo suo gol gli applausi dei tifosi, ma non c'è tempo neppure per festeggiare che arriva la beffa, un calcio di punizione, salta più alto di tutti il numero 4 Mosca e pareggia le sorti di questo incontro che si manterrà così fino alla fine. È l'1-1 nel giro di 60 secondi, vanificato il vantaggio del Vicenza, ancora un impegno da parte di Riboni su punizione di Civeriati e ancora il Vicenza in avanti con questo colpo di testa di Zironelli. Con le immagini ora passiamo al secondo tempo, un secondo tempo che però non ha dato grandi spunti alla cronaca, se non questo bagarre in area del Massese con questo slalom di Civeriati e poi c'è questo tentativo peraltro pericolosissimo da parte di Romeirone che a tu per tu con Sterkele le manda alto. Ed ecco una delle ultime occasioni del Vicenza con questo tiro mirato di Gasparini. La partita si conclude poi con questa mischia in area di rigore della Massese nel tentativo del Vicenza chiaramente di recuperare il successo pieno e poi le immagini ci danno un Civeriati piuttosto irritato, calmato da un pacatissimo Renzo Olivieri che poi lo ascoltiamo ai nostri microfoni. Io credo che quella di oggi sia stata una gara ben giocata, se poi nella mente ci abbiamo il secondo tempo dove loro hanno preso morale, sparavano palle via e non era difficile fare quello che hanno fatto loro e noi con pazienza, anche certosina, cercare di costruire gioco. Siamo in Serie C, giocatori che qualche limite l'hanno, era molto difficile. Ecco le immagini della Gioiosa, il momento particolare che ci accompagna ogni domenica, grazie alla Gioiosa, grazie a questa produttrice di stupendi vini delle Crocetta del Montello. E dicevamo, eravamo a Vicenza con l'immagine, adesso abbiamo un illustre vicentino. Buonasera Paolo Rossi. E buonasera a tutti. Ciao Paolo. Ciao, ciao. Comunque anche stasera ti è riuscito un bel dribbling, eh? Sì, anche se sono diventato un pochino lentino. Eh sì, ce l'hai fatta a tradirci stasera. No. Dunque Paolo, la tua presenza è significativa questa sera per diversi motivi, a parte che Paolo Rossi insomma, è significativo sempre e comunque, 10 anni dal Mondiale e soprattutto si gioca
una partita importante, ma prima di parlare di questa partita vorrei chiederti qualcosa su questo Vicenza, mi pare doveroso a questo punto. Sì, oggi allo stadio, ho visto le immagini adesso, c'ero anch'io oggi allo stadio, ma la partita non è stata bellissima, diciamo la verità, anche se Vicenza forse qualcosina in più meritava, se vogliamo, per il cuore, per la volontà che ci ha messo per far sua l'intera posta, purtroppo non c'è riuscito, insomma. Sono i limiti delle squadre di C in fondo, che mancano ovviamente di un certo tipo di qualità, ma comunque credo che Vicenza abbia ancora intatte le possibilità per poter salire su in B, perché è a due punti da spalle. Il capo mi ha mandato a prendervi per accompagnarvi da lui a Cica. Bambolo! Noi non abbiamo nessun capo. Ciò che siete due pezzi da 90. Noi messi insieme facciamo 180. Mi chiamano Scarfa. Eh? Lo chiamano lo Scarafaggio. Che ridere! Mi fa male il fegato. Ce l'hai un altro nome? Capone. Capone, Capone, Capoccione. Al Capone. Al Capone! Mamma mia! Scusi, mi perdoni! Italia 7, due mafiosi contro Al Capone, mercoledì 20:30. I regali non sono tutti uguali. Originali posacenere da collezione distribuiti da Mecom. La fantasia nel regalo. Bene, dicevamo, abbiamo parlato del Vicenza, appunto volevo ricordare che il Vicenza compie proprio oggi 90 anni e domani ci sarà una manifestazione proprio a Vicenza con un comitato promotore formato da colleghi giornalisti come Luca Ancetti e Gianni Grazioli, e ci sarà presente anche l'ex commissario tecnico della Nazionale, Azeglio Vicini, che tra l'altro è stato uno dei giocatori del Vicenza di tanto tempo fa. Benissimo. Allora, dal Vicenza passiamo ancora a Vicenza, vero Paolo Bellieni? Perché dicevamo di questa grande iniziativa, di questo momento particolare che si vivrà. Io ho anzi un cartello proprio che promuove questa iniziativa, credo che Davide Mainardi sia in grado di poterlo riprendere, il trofeo Artemio Franchi dall'82 al 92. Ecco qui il Febbre Mundial, una giornata di sport e solidarietà affinché Vicenza vinca anche questa partita. Quale partita? Beh, innanzitutto volevo approfittare una cosa, proprio per quello che ha detto lei, ha detto il presidente Biasutti sulla giovinezza di alcuni sportivi, in particolare di Paolo, ma anche di Bearzot. Io credo che molti di noi, forse tutti, gli sportivi italiani non vorrebbero mai vedere invecchiare determinati personaggi, soprattutto quelli che hanno dato gioia e hanno dato anche immagine alla nostra Italia nel mondo, ognuno per la panchina che ha occupato o per la maglia che ha indossato. Quindi credo non vorremmo mai vederli invecchiare. Ecco, questo credo che sia giusto. Importante. Ma il sì. 21 marzo sarà una cosa eccezionale, non solo per Vicenza, credo, spero per tutti gli sportivi, per quelli che potranno arrivare, senz'altro saranno molti, così ci dicono, sentiamo. È stato un momento voluto dal Centro Pace di Assisi, che ho l'onore di presiedere nell'associazione di Vicenza, ma grazie alla collaborazione naturalmente con la sede centrale e il professor Gianfranco Costa, e con la rappresentanza veneta a Venezia di Maurizio Sarlo. È un'iniziativa che vuole essere il festeggiamento, sì, di 10 anni dal Mondiale, ma vuole essere anche un momento di sport e di gioia e usare, tra virgolette, ancora una volta lo sport, che sempre nel mondo e nella vita è stato al di sopra di ogni cosa, di ogni evento, di ogni fatto negativo. Da Olimpia in poi lo sport è sempre stato un testimone importante. Questo spettacolo avrà come scopo non solo vivere una giornata insieme e di gioia, rivedendo tanti grandi campioni, ma poi ricavarne quanto sarà l'incasso per devolverlo in beneficenza per l'adozione a distanza dei bambini, di cui si occupa il Centro Pace di Assisi. Quindi credo un momento importante ed è giusto ringraziare tutti coloro i quali daranno modo perché questo sia un evento veramente eccezionale.
eccezionale, dai mass media, da voi, dalle testate giornali, dagli sponsor, dai giocatori, gli atleti, gli sportivi, tutti. Ma chi arriverà? Paolo Benigni, io credo poi una cosa particolare, che questo particolare avvenimento che ci richiama alla mente grandi immagini epiche, certo, quasi del nostro sport, sia stato collocato nella sede migliore, secondo me, perché Vicenza è una stupenda città che sportivamente risponde in maniera incredibile. L'abbiamo visto, lo vediamo anzi domenicalmente nei confronti della squadra, questo stadio incredibilmente sempre pieno. Certo, infatti abbiamo visto prima proprio le immagini, nonostante sia una squadra che non milita nelle prime file Serie A o Serie B, nonostante ciò ha sempre lo stadio gremito, quindi vuol dire c'è una tifoseria che è importante, importantissima, legata alla città, allo sport e al calcio in particolare. Quindi credo, spero, che la scelta di Vicenza sia stata una scelta voluta per dare anche una città, che è anche la città di Paolo Rossi, prima l'abbiamo sentito. Famoso cannoniere. Esatto, mondiale, il cannoniere, il bomber dei bomber, è quello che è diventato cannoniere nei mondiali dell'82. Adriano Biasutti, l'11 luglio 1982, lei cosa faceva? Cioè, l'11 luglio, cos'è la finale l'11 luglio? Sì. Ma io l'11 luglio ho visto la finale a casa mia con un gruppo di amici, e l'abbiamo vista in gruppo, ecco, questa finale, perché è stato un avvenimento veramente molto molto importante. Diciamo che tutti quei mondiali l'abbiamo visto sempre un gruppo di amici, sempre assieme. È stato un momento di aggregazione nazionale incredibile. Cioè, un momento di aggregazione nazionale credo irripetibile, sì, perché sì, in effetti, è una fase che non credo si possa ripetere. Perché poi è partita male. Sì, sì, con tutte le polemiche, i silenzi, e poi è diventata stampa, una cosa, ecco, una cosa positiva, ma soprattutto impressionava quella fluidità della squadra, che è stato un equilibrio che ha ritrovato, ecco, durante il percorso. Peccato che dobbiamo sempre ricordare cose belle e mai che si possano verificare. Avevamo l'opportunità 2 anni fa di vincere questo mondiale, di ripetere questa, certo, grande esperienza, ce la siamo lasciata sfuggire. Comunque andiamo avanti e vediamo di far felice ancora qualcun altro. Il nostro amico che è al telefono, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Il suo nome? Giuseppe d'Altavilla Vicentina. Ah, allora proprio il famoso calcio sui maccheroni. È contento lei oggi di questa giornata per il Vicenza? Beh, sì. Non proprio, non proprio. Speravamo, beh, insomma, una vittoria. Era meglio vincere, però insomma, anche un pareggio non guasta, eh. Beh, piuttosto di perdere è meglio vincere, ecco, per pareggiare. La filosofia di Catalano, insomma, l'attuiamo anche noi, ecco. Allora vediamo lo spot di Jesolo e poi le faremo vedere delle bellissime immagini, ma mi raccomando, occhio, eh. Allora, signor, oddio, mi scusi. Giuseppe. Giuseppe, ecco, un nome facilissimo. Giuseppe, le faccio vedere delle immagini veramente straordinarie. Le guardi con attenzione. Lo so, non vedo bene. Le vede adesso? Sì, ma non bene perché ho tutte le Padova, non riesco a prendere bene l'immagine. È uno dei pochi che non prende bene Telepadova. Ecco, comunque lei sta vedendo adesso qui alcuni gol proprio di quella famosa partita Italia-Argentina del 1982, le scene di entusiasmo che hanno accompagnato questa grande performance della squadra di Enzo Biarzot, i grandi protagonisti che c'erano in campo, di cui appunto ha visto uno di questi, il capitano dell'Argentina. Ecco, io le domando semplicemente come finì quella partita della quale abbiamo visto tra l'altro i gol, e mi dica almeno chi ha le assegnati. Non me li ricordo. Guardi, il nostro regista con grande cuore, si è aperto proprio il cuore, li sta facendo rivedere Davide Mainardi. Eccoli qua. Beh, guardi, proprio non riesco a vedere l'immagine, propriamente. Senta, noi vogliamo aiutarla. Quello mi sembra... Guardi, un grande terzino. Tardelli? Tardelli no, non era... Vabbè, Tardelli è uno che ha segnato un gol in quella partita. Allora, va bene, Tardelli. Sì. L'altro chi era? Uno che ha smesso recentemente di giocare, grande terzino della Juventus. Forza, abbiamo poco tempo. Sì, lo so. Fa anche la pubblicità, se non erro. Non lo so questo, però ha giocato benissimo a calcio, questo lo so per certo. Sì, adesso non mi viene... Possiamo aiutarlo? Si chiama, dunque, ha giocato nella Juventus, ha finito nel Bologna. Sì, esatto. Come si chiama? Non me lo ricordo proprio.
proprio, guarda. È un'amnesia feroce. Questa. E questa è... Se, vabbè, si chiama Ca? Cabrini. Oh, ma si rende conto che la vogliamo mandare a Jesolo? Diamine, lei lo rifiuta. Lo stiamo spingendo in autostrada proprio verso Jesolo. Esatto, non vuol dire proprio il nome. Senta, e il gol dell'Argentina chi l'ha fatto? Quello proprio non me lo ricordo. Insomma, l'ha fatto un grande campione, capitano. Ha giocato nella Fiorentina, in Italia e nell'Inter. E nell'Inter? E anche nell'Inter, ha finito nell'Inter. Si chiama Pa. Pasculi? No. Senta, guardi, non posso fare di più, guardi. No. Io la ringrazio, ma era passato. Era troppo difficile, non mi ricordo. Allora, stia attento, l'ha segnato Passarella, però io chiedo, siccome anche noi abbiamo il nostro piccolo comitato, come Fabrizio Frizzi, e considerato il fatto che lei non vedeva bene Telepadova ed è l'unico, e questo è un grosso neo, lascio dire, chiedo al nostro comitato occasionale di questa sera se possiamo dare questa settimana a Jesolo. Bellieni, Presidente Biasutti... Ci ha messo buona volontà. Guardi, vedo le immagini che scorrono. No, adesso proprio non scorrono proprio, No, le immagini di lei che sta prendendo... Ah, sì? Io sto facendo di tutto. Comunque il comitato ha detto che possiamo darle questa settimana. Certo, certo. E ha giocato sportivamente, no? Ecco. Perché proprio non mi veniva le cose. Ce ne siamo accorti. Grazie Giuseppe, tanti auguri lo stesso. Grazie, arrivederci. Diamine, che fatica per fare una settimana a Jesolo, qua meglio uno se la paghi, se deve fare tutto sto sudore, dice. Bene, allora Davide Mainardi, adesso cos'è che abbiamo... Pronto? Davide? Cioè, adesso dovremmo avere un altro spot, mi pare, se non vado errato, giusto? No. Abbiamo un'altra telefonata? No. Allora dobbiamo andare avanti con i nostri ospiti. Ah, adesso abbiamo... dobbiamo ricordare purtroppo che il Ciarro, alcune notizie che riguardano appunto la pallavolo, che si sta giocando i suoi playoff in questi giorni, purtroppo... Come avete saputo e visto purtroppo anche in settimana, il Ciarro non ce l'ha fatta contro la Jockey di Schio. E ha perso la terza partita in casa al tie-break per 3-2. La squadra di Silvano Prandi ha dovuto dire addio un po' anticipatamente al play-off. Ci si aspettava con grande ansia il successivo scontro contro il Messaggero Ravenna che invece ha incontrato il Jockey di Schio. Comunque... È stata una stagione che forse poteva essere migliore per la squadra del Ciarro che vediamo nelle immagini giocare contro la Sisley che è invece ancora in corsa con questi playoff. Bene, auguri comunque al Ciarro sperando che queste debacle non rovinino quanto di buono è stato fatto e soprattutto ci auguriamo che Silvano Prandi rimanga ancora alla guida di questa grande squadra visto che anche lui è un grande allenatore. Ci sono alcune cose poi da dirvi che riguardano invece l'hockey. Allora se la regia è pronta noi dovremo avere in linea un attimo Cesare Pivotto. È qui l'hockey Asiago che si sta... chiedo scusa. Ah sì, abbiamo uno spot zero che ci ricorda l'ora, ma io ve la dico subito, sono le 23:14 per la precisione. Mi facendo il mio amico operatore Iena, per cui ecco l'orario è giusto. E adesso vediamo anche lo spot che ce lo conferma. La forza dello zero. Bene, allora ricordatevi lo zero, un orologio importante che ci accompagna nelle nostre serate domenicali di fuorigioco. Dicevamo di un altro momento importante dello sport vicentino è quello dell'Asiago. Un Asiago che ha cominciato alla grande davvero i suoi playoff dopo un campionato con qualche incertezza, con una sostituzione di un allenatore, Tony Zappia, è stato sostituito da Chambers. È andato a vincere ieri sera per 7-2 addirittura in casa del Bolzano e martedì ci sarà la seconda partita, si gioca al meglio delle 5 partite in questi playoff e la squadra che è toccata all'hockey Asiago è il Bolzano. Non so se abbiamo qui, vediamo alcune immagini appunto della, girate da noi proprio di questa partita durante il campionato della regular season giocata dall'Asiago contro il Bolzano. La squadra bolzanina che è sempre stata per definizione la principale antagonista della squadra asiaghese, soprattutto 2 anni fa quando si sono giocate nelle famose 3 partite lo spareggio, diciamo la vittoria per lo scudetto, l'ha vinta quella volta la squadra di Bolzano. Oggi l'Asiago nella sua prima partita dei playoff, anzi ieri sera, è andata a vincere addirittura sul terreno del Bolzano un importante match che la pone in una condizione favorevole
per la partita di ritorno. Cesare Pivotto, sei in linea? Sì, buonasera a tutti. Ciao Cesare, momento. Mi pare che sia una bella domenica per l'hockey azieghese, no? Ma diciamo che se non moltissimi applausi possono essere dati allo Sport Veneto per il calcio questa domenica, senz'altro la cosa deve essere fatta all'hockey, visto che ieri sera ha compiuto un'impresa forse storica nel ottenere un risultato così eclatante a Bolzano. Bene, questo 7-2, dicevo, lo mette in una posizione sicuramente di vantaggio, favorevole per le successive partite, perché giocherà martedì, mi pare, in casa. Ovviamente sì, anche se va rilevato il fatto che, stranamente, quest'anno anche l'Asiago, come il Bolzano sta giocando il Bolzano in questo periodo, in casa si esprime forse con un pizzico di minor tranquillità rispetto a quello che riesce a fare fuori casa. E quindi diciamo che è un incontro molto delicato che ci auguriamo possa essere sorretto da un tifo adeguato e possa dare ad Asiago una seconda vittoria che potrebbe mettere una grossa ipoteca sul passaggio del turno. Ci vuoi ricordare, Cesare, chi sono stati i protagonisti di questa vittoria dell'Asiago a Bolzano? Direi che a Bolzano le cronache dicono di una squadra che ha vinto, non senz'altro di protagonisti singoli, di individualità. In effetti poi l'hockey sul ghiaccio, data la velocità del tipo di gioco, esalta più che mai l'insieme, il team, più che i singoli elementi, anche se va rilevato che una grandissima percentuale del successo va attribuita anche a Brunetta, che in porta ha compiuto veramente... Grande portiere, certamente. Dunque, Cesare, io... I tentativi bolzanini di recuperare quando era ancora possibile la cosa. Bene, Cesare, io sono costretto a chiudere questo collegamento con te, peraltro un piacevolissimo collegamento con te, con la speranza naturalmente di poter dare più spazio, ancora di più, ancora all'Asiago domenica prossima, alla luce magari di un risultato, di un passaggio al turno successivo già conquistato con 3 partite. Speriamo che si possa verificare. Grazie Cesare Pivotto. Attenzione amici, martedì ci sarà Asiago contro il Bolzano, quindi in grande numero all'Odegaard di Asiago. Vi aspettiamo tutti. In questo momento diamo la linea alla pubblicità. Restate con noi e, come dicono i nostri amici della Jalapas Band, siete dei sacripanti se cambiate. Esiste un uomo, un eroe meraviglioso, il cui coraggio e la cui forza gli hanno permesso di vincere ogni ostacolo. Il suo nome? Maciste. Il fascino di un eroe, le cui gesta hanno fatto grande il cinema. Quell'uomo ha un potere straordinario. Con la forza non riusciremo mai ad averne ragione. Ma con l'astuzia sì. Italia 7, Maciste e la regina di Samar, giovedì 20:30. Solo per 30 giorni sono di scena gli arredamenti di Trevisan Mobili. Nella totale affidabilità, nel design, nella convenienza primeggia Trevisan Mobili. Un mese d'oro pieno di favolose proposte vi attende, con prezzi davvero interessanti, ma solo per questo periodo. Trevisan Mobili, il punto fermo per l'arredamento di ogni ambiente, in Riviera del Brenta, Oriago, Venezia. Trevisan Mobili, vi distingue. Beh, in Italia abbiamo molti buoni formaggi. Cademartori però, eh? Staleggio? Ne tengo di 3 o 4 qualità. Cademartori però. Staleggio? Io adoro il Taleggio. Cademartori però. Da 100 anni, chi ama il Taleggio apprezza la differenza. E da 100 anni, la differenza a Cademartori sta nella lavorazione artigianale e nella stagionatura in grotte naturali. Vero Cademartori. Il Taleggio che sa di montagna. Problemi di spazio? Mettici un rotobur. 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 Rotobur, il mobile intelligente. In vendita da Plasticomer, via Barbarigo, Padova, Ghegin, Mestre Chirignago. Ha aumentato il verde pubblico di 800.000 metri quadrati. Ha organizzato 621 manifestazioni con 1.200.000 spettatori. Ha realizzato il più grande impianto di rugby d'Italia. Ha voluto la costruzione del nuovo stadio di calcio. Ha finanziato opere pubbliche di vitale importanza.
ha promosso la trasparenza della spesa pubblica. In 7 anni Sergio Verrecchia ha svolto a Padova un'efficace azione di governo. Se credi ai fatti, scegli un governo di uomini. Per la Camera dei Deputati vota Sergio Verrecchia, la forza del rinnovamento. In natura, il sole riempie di sapore i frutti della terra che Cirio coglie per te. C'è tutto il sapore della natura nei pomidoro pelati Cirio. Così sodi e polposi che li puoi sollevare con una forchetta. È così che il dolce sapore dei pomidoro maturati al sole si fa grande nei tuoi piatti. Pelati Cirio, come natura crea. Da oggi Gianfranco Marcato Arredamenti ti premia. Se acquisti subito una cucina potrai avere a scelta un TV Color Normed o un impianto Hi-Fi Philips o un videoregistratore Philips o un forno a microonde combinato Candy. E in più gratuitamente Gianfranco Marcato ti mette a disposizione un architetto per la progettazione della tua cucina. Affrettati, l'offerta è limitata. Nelle esposizioni di Vico d'Arcere, Padova, Vicenza e Treviso, Strada Ovest, Gianfranco Marcato Arredamenti ti premia. In collaborazione con Estelle, armadi antistress. Bene, vedete subito il grande momento dello sport vicentino, in particolare del basket Estelle di Vicenza che ha vinto per 82-80 in casa della Cavelli, momento che significa per l'Estelle un particolare stato di forma, soprattutto anche alla luce di quello che è successo, vedete anche la classifica che testimonia il momento favoloso della squadra di Nani. Soprattutto dicevo in settimana che dove l'Estelle è andata a vincere per la Coppa Ronchetti, per la finale d'andata della Coppa Ronchetti in casa della Enichem Priolo per 11 punti con 11 punti di differenza. Mi pare un momento particolarmente felice, strabiliante per le ragazze vicentine che sono chiamate soprattutto mercoledì a riconfermarsi le degne protagoniste di questa Coppa Ronchetti e vincere questa. Possono perdere di 10 punti? Beh, insomma, mi pare un po' eccessivo per una squadra che si è dimostrata attraverso il campionato e attraverso le sue performance la squadra più in forma del momento. Vediamo allora questo servizio che ci ha inviato Alberto Cerioni con il commento di Cristina Zio su questo grande momento della Estelle Vicenza in Coppa. Nella prima partita d'andata valida per la finale di Coppa Ronchetti, la DL Vicenza accoglie a Priolo un'importantissima vittoria. È un incontro che potrà rivelarsi decisivo, come già era successo nella semifinale con la Conad Cesena, dove le vicentine erano andate ugualmente a vincere in trasferta. A Priolo, contro un Enichem mai doma e il tifo bollente ed incessante di 5.000 spettatori, la DL ha dato ancora una volta prova di attraversare un ottimo periodo di forma psicofisica. Le ragazze allenate da Renato Nani hanno ottenuto, e questo è bene sottolinearlo, una vittoria di gruppo. Nel primo tempo è stata Janice Lawrence a guidare la squadra, mettendo a segno ben 21 punti. Ma è impossibile dimenticare l'ottima prova di Valentina Peruzzo e l'incredibile serie vincente da 3 punti di Barbara Fanocchi. La DL ha avuto il grande merito di non perdere mai la testa, continuando a ragionare anche quando il pallone era diventato incandescente. Gli 11 punti di margine, 78-67 il punteggio finale, non possono che far ben sperare per la gara di ritorno, prevista per mercoledì 18 marzo al Palasport di Vicenza. Ma l'allenatore Nani e tutto il gruppo vicentino restano con i piedi ben piantati a terra. Si ricorda la semifinale con Cesena, dove, dopo una vittoria di 14 punti, si è riusciti a limitare la sconfitta casalinga a sole 6 lunghezze. Prudenza, dunque. Ma l'ottimismo sembra quantomeno di casa tra i dirigenti della DL. Sarebbe una vittoria storica per la squadra vicentina, che diventerebbe l'unica società ad aver vinto i 3 trofei più ambiti, Scudetto, Coppa dei Campioni e naturalmente Coppa Ronchetti. In campionato le vicentine, questa volta con il marchio Estel, hanno già acquisito la 3ª posizione matematicamente, dimostrando di non essere assolutamente inferiori alle 2 squadre che la precedono in classifica. Una cosa alla volta, comunque.
pensiamo prima di tutto a brindare in Coppa Ronchetti e per i playoff Como e Cesena sono avvertite. Estel, mobili per la casa e l'ufficio. Bene, prima di farvi vedere i titoli di giornali che usciranno domani e che commentano le prestazioni delle squadre del Trivenato, volevo ricordarvi che Gildo Fattori ancora non è arrivato, ma comunque state tranquilli amici padovani, perché domenica sera vi do appuntamento alle 22:15 circa su Teleregione, quando Gildo Fattori parlerà diffusamente di questa partita del Padova. Una partita che mi sembra, dai titoli che ho visto, peraltro giocata anche abbastanza bene. Purtroppo il risultato non è stato così confortante. Allora cominciamo subito con le pagine giornali, a cominciare dal Gazzettino, con i servizi dagli spogliatoi di Rino Nini, Adriano De Grandis e Roberto Zanitti. Il monito di Vanoli: restiamo uniti, quasi un appello. Mandorlini: usciamo dal campo senza vergogna. Ganz, friulano generoso, andrete comunque in Serie A. L'Udinese non è davvero in crisi, lo dice Corioni, il presidente del Brescia. Questo per quanto riguarda il Gazzettino. Ancora il Gazzettino con la firma di Adriano De Grandis: difesa inesistente, Brescia colpo grosso, Udinese guai seri. Il mister friulano ricorda i 3 gol sprecati. Fedele: la sconfitta ci penalizza troppo, inferiori solo per 10 minuti. Sorride Mircea Lucescu, il tecnico bresciano: 1-0-2, immeritato. Questo dicono Balbo e Sensini, i due argentini. Passiamo con la rassegna stampa al Mattino, alla Nuova Venezia, con la firma di Andrea Iannuzzi, Gigi Carrà e Carlo Cruc. I fischi non li ho sentiti. Il tecnico arancio neroverde, si tratta naturalmente di Marchesi, risponde alle critiche ma ammette: partita da vincere. Marchesi promuove il Venezia: tanto impegno, poca precisione. Perotti machiavellico: quando si fanno punti tutto può andare bene, è stata proprio una partitaccia. Soltanto De Patria e Simonini poi nelle pagelle svettano fra tanta mediocrità. Questo è il commento della Nuova Venezia. Nuova Venezia ancora con il suo titolo: il Venezia veste in grigio, palo di Simonini, Paolo Poggi opaco. Tutto lo stadio grida gol, ma è solo un'illusione ottica, l'abbiamo vista quella del tiro di Romano. E passiamo al, mi pare che questo è il Gazzettino di Padova, con la firma di Paolo Donà: Padova primavera fatale, gol lampo del Messina dopo 3 minuti circa, gol di Marino e poi una sterile reazione. Veneranda soddisfatto, Mazzia deluso e Giordani furibondo. Una partitaccia da non credere. Una strana sensazione, il personaggio della domenica, Alessandro Del Piero, che ha debuttato quest'oggi in Serie B. Il giovane attaccante non nasconde la felicità per l'esordio in maglia biancoscudata. Noi gli facciamo davvero ancora un grande applauso a questo Alessandro Del Piero, è una conferma e una bontà del vivaio del Padova. Bravi davvero, dunque, è una soddisfazione per Franco Pezzato, allenatore della primavera, per Piero Aggradi, il direttore sportivo, e anche per Bruno Mazzia e tutto lo staff. Negato un rigore, qui parliamo ancora di Padova, Mazzia se la prende con l'arbitro Merlino: giusto il pari per la qualità del nostro gioco. Quindi qualche recriminazione da parte padovana. Franceschetti: il gol soltanto colpa mia, si accusa Franceschetti sull'azione del gol segnato da Marino. Di Livio: mai così brillanti, è davvero un peccato poi che il Padova non abbia saputo sfruttare questo buon momento. Sì, c'è la paura di perdere, andiamo al Mattino, alla Nuova Venezia. Bortoluzzi spiega lo 0-0, Paolo Poggi, parliamo naturalmente di Venezia Cesena: ho giocato da cani. Anche qui c'è un'autoaccusa e questo è un significativo momento, mi pare importante che dei giocatori ammettano anche le loro colpe, il che non guasta con tante cose che succedono. Vediamo ancora Vicenza, la grande incompiuta, la nuova Vicenza. Con la Massese il Vicenza sciupa una ghiotta occasione per avvicinarsi alla SPAL. Aliboni, il portiere della Massese, portiere sempre verde, lo ricordate, ha giocato da tantissimi anni ormai sulle scene dei campi di calcio. 90 minuti del Vicenza, oggi, 90esimo scusate, del Vicenza, oggi la cerimonia. Naturalmente domani si riferisce per noi, lo ricordavo, il 90esimo compleanno, diciamo, del Vicenza. Il tecnico biancorosso Renzo Olivieri: ho tenuto in campo il Cive, Civeriati, sperando nelle sue punizioni.
E peccato che davvero Civiriati non le abbia concluse. Siamo in chiusura di trasmissione, abbiamo ancora qualche cosa, un attimo solo, mi fanno cenno che è arrivato qualche altro fax con i titoli dei giornali, ma volevo parlare un attimo con Paolo Bellini di una cosa straordinaria secondo me. Dal 28 marzo, oggi abbiamo visto il Montepremi Totocalcio che ha dato mezzo miliardo a chi ha vinto, fortunato, speriamo ci sia qualcuno che ci ascolta, ma credo che se ha vinto non ci ascolta di sicuro, bene, sarà a festeggiare. Certo. Dal 28 marzo Paolo Bellini è promotore di un'iniziativa, cioè del Totocalcio in Russia. Sì, dal 28 marzo inizia il campionato russo, quindi immediatamente successiva sarà la schedina del Totocalcio. È stata una scoperta dell'acqua calda in un certo senso, mentre è stata un'idea quella di stampare la schedina nel quotidiano Trud, di cui noi siamo soci, e che è il primo quotidiano del mondo con circa 19 milioni di copie e 15 milioni di abbonati. Quindi la schedina la riceveranno a casa 15 milioni di persone tutti i giorni e per 5 giorni alla settimana potranno divertirsi a compilare e a giocare. Credo che sia un fatto importantissimo dopo quello che è successo in questo grande paese, un paese che avrà la gioia di giocare al Totocalcio. Prima per 70 anni non aveva certamente nemmeno la possibilità di godere il piacere del gioco. Ecco Paolo Bellini, chiedo scusa, lei ha fatto su uno slogan che mi pare dica così: oggi l'Ovest è all'Est. Ecco, detto così, questo slogan potrebbe anche sembrare così una forma di speculazione, però. No, non è una forma di speculazione. In questo momento la gente si va a preoccupare se noi diventeremo ricchi o meno. Di certo una cosa è che faremo ricchi in rubli chi usa il rublo. Noi se ci arricchiremo di rubli probabilmente non diventeremo ricchi. Quindi ecco, questo è poco ma sicuro. Quindi per noi sarà motivo di aver fatto una cosa grande e intelligente, di dar lavoro a un paese che ne ha bisogno e tramite ancora lo sport, e quindi giocando, quindi divertendoci. Speriamo di essere utili anche in un momento che vuol dare gioia a una popolazione che ha voglia di vivere. Grazie Paolo Bellini. Noi andiamo all'est, ma quello un po' più vicino, cioè il Friuli, Presidente. Ma il Friuli, rispetto a questa iniziativa, mi pare una cosa molto simpatica, nel senso che loro anticipano col nome dello sport una cosa che il Nord-Est vuol fare da molto tempo, le tre regioni consorziate con la famosa legge sulle aree di confine, che significa proiezione all'est, quindi faccio veramente tanti auguri. Per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda quello di cui abbiamo parlato questa sera, la vicenda udinese, resta questa grande preoccupazione, però dobbiamo avere la consapevolezza che l'Udinese può farcela. Ecco, questo mi pare il tema vero, che può uscire da una trasmissione. Come qualcuno ha detto stasera, guai a mollare e bisogna andare sempre avanti. Sì, Paolo Rossi prima diceva bisogna non mollare mai, diceva lui. E credo che anche se qualche cosa è compromesso, l'Udinese ha ancora tutte le potenzialità per andare in Serie A. Sarebbe veramente una cosa incredibile se non ci andasse. Incredibile se non ci andasse, perché ormai i friulani sono quasi tutti intimamente convinti di farcela per il prossimo anno. Speriamo di averci andato vicino l'anno scorso. Un ultimo titolo, cari amici, la Juve a 1000 Van Basten 100. Salta Fascetti, questo è il titolo del quotidiano torinese sportivo Tutto Sport. Salta Fascetti, lo dà quasi per certo in arrivo Tardelli. Abbiamo anticipato, sarà domani, vediamo che cosa succederà a Verona, un momento difficile anche per la squadra veronese. Io ringrazio davvero i nostri ospiti, siamo alla chiusura. Adriano Biasutti, le migliori fortune. Mauro Gibellini, anche a te. Grazie. Auguri e fortune anche per due cose, per sabato con la partita per Grazie. Paolo Bellini contro Italia-Argentina e soprattutto anche per questa iniziativa del Totocalcio in Russia. Grazie davvero a voi che ci avete seguito, arrivederci a domenica prossima, buonanotte. Un programma in collaborazione con Camporese, impianti e arredo bagno.